Buonasera, grazie a tutti di aver accolto l'invito a partecipare a questo incontro di restituzione di questo studio commissionato nel 2021 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, studio sulla funzione prefettizia del Presidente della Regione curato dal professor Roberto Louven, edito da Giapichelli Editore nell'ambito della collana Diritto Costituzionale Regionale. Prima di affidare la parola ai curatori appunto della ricerca, permettetemi però brevemente di ricostruire come è nato il volume appunto curato da Louven. Una delle principali peculiarità dell'ordinamento giuridico valdostano è sicuramente l'attribuzione al Presidente della Regione dell'esercizio delle funzioni prefettizie, compito che altrove spetta al prefetto nell'ambito di ciascuna circoscrizione provinciale. Un caso unico in Italia che è tornato agli albori delle cronache locali e nazionali fra il 2019 e il 2020, quando una serie di inchieste giudiziarie portarono il tema al centro del dibattito nazionale. Questo perché il Presidente della Regione in quegli anni si trovò a dover dare avvio delle procedure per l'accesso antimafia in due comuni valdostani. Siamo nell'autunno del 2020, queste discussioni a livello nazionale entrano in Consiglio regionale e si decise di presentare e poi in seguito approvare una risoluzione. Risoluzione che impegnava il Presidente del Consiglio a dar luogo ad una serie di iniziative di diffusione pubblica di questa particolarità valdostana. Il Presidente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale decise di andare oltre e pubblicò un avviso esplorativo di ricerca per appunto individuare dei professionisti a cui affidare un'indagine multidisciplinare sul tema. Lo studio appunto che vi verrà presentato questa sera da Roberto Louven, credo che insomma non ci sia bisogno di presentazioni, ma mi tocca farle, quindi le farò comunque. Professore associato di diritto pubblico comparato all'Università di Trieste, curatore e responsabile scientifico appunto dello studio. Abbiamo poi Giancarlo Rolla, che è già professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Genova, e Matteo Cosulic, che è professore ordinario di diritto costituzionale dell'Università di Trento. Entrambi hanno contribuito appunto alla realizzazione dello studio. Prima di iniziare a svelare gli esiti di questa ricerca, passerei però la parola al Presidente del Consiglio regionale Alberto Bertin. Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza. È con grande piacere che vi do il benvenuto a questo momento di presentazione del volume Studio sulle funzioni prefettizie del Presidente della Regione Valle d'Aosta, Valle d'Aosta. In linea con lo spirito che è stato alla base della stessa promozione di questo studio, quello di oggi non è da intendersi solo come un momento certamente indispensabile e doveroso di presentazione del volume, ma anche e soprattutto un momento di riflessione condivisa su un tema che caratterizza fortemente il nostro ordinamento. L'occasione per dare via al lavoro di approfondimento che è confluito poi nel volume, come ricordava giustamente Silvia Savoy, è stata fornita dallo stesso Consiglio regionale con l'approvazione di una risoluzione che impegnava l'Ufficio di Presidenza a promuovere iniziative pubbliche sul tema. A fronte di questa sollecitazione è constatato anche che, nonostante la rilevanza il tema non avesse sino ad ora formato oggetto di scientifico puntuale approfondimento. Si è quindi colta l'opportunità di fornire finalmente alla comunità valdostana un contributo sostanziale ed approfondito sul punto. Un contributo che al tempo stesso guardasse al passato, andando alle origini di questa nostra peculiarità, che come sappiamo trova la sua base nel decreto legislativo luogotenenziale dal 1945, ma che ci consentisse anche e soprattutto un'analisi attualizzata e di prospettiva di questa caratteristica, da sola che può e deve avere alla base del confronto in questi ultimi anni, apertosi a vari
livelli istituzionali sulla permanente validità di questo modello. È indispensabile, infatti, comprendere appieno le ragioni di questa, che non è solo una soluzione organizzativa, ma che, come ricordava l'ex presidente della Corte Costituzionale, Emilia Lavalle d'Aosta, il professor Onida, è il riflesso stesso di un modo peculiare di concepire la Repubblica in periferia, un modo lontano, quasi antitetico, rispetto al tradizionale schema di relazione centro-periferia di stampo napoleonico. Ma per questo non meno valido, è un altro modo di immaginare l'organizzazione statuale. Lo studio che viene, questo lo aggiungo io, lo studio che viene oggi presentato si è posto proprio in quest'ottica, ripercorrendo le dinamiche che furono alla base dell'attribuzione delle funzioni prefettizie all'organo di rappresentanza regionale, indagando poi il concreto svolgersi delle stesse fino ai giorni nostri e senza trascurare il confronto con le altre realtà di autonomia speciale, con uno sguardo comparato più ampio. Oltre al valore dello studio in sé, in relazione al tema specifico, lo stesso in generale testimonia in concreto il modo di concepire e di intendere un'esperienza di autonomia, il che è l'occasione per ribadire l'importanza di una costante, attenta cura e valorizzazione, anche rinnovata, ove opportuno, degli elementi distintivi della nostra autonomia speciale, i cui furono, nel quesito su quale futuro dipende la nostra attenzione di oggi. Non posso quindi che ringraziare chi ha reso possibile questo studio, in primis il professor Rouvin, su cui si deve anche l'indagine scientifica, i professori Kusovic e Rola per i rispettivi preziosi contributi, come sicuramente verrà illustrato dai relatori, ha caratterizzato lo studio è stato anche un forte apporto da parte di chi, a vario titolo, in veste politica o tecnica, si è trovato e si trova ad operare nel quadro complessivo delineato dall'attribuzione delle funzioni prefettizie, dentro e fuori dall'apparato regionale. Pertanto un profondo ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno fornito elementi conoscitivi e valutativi e così consentito di arricchire l'indagine. Riprendendo l'intento iniziale, l'auspicio che questo studio consenta a tutti, rappresentanti istituzionali, studiosi della materia, dirigenti funzionali dell'amministrazione, interlocutori statali e soprattutto ai cittadini di Valdostani, di disporre di uno strumento di conoscenza, di riflessione e di approfondimento utile ad approcciare un tema con consapevolezza e con un rinnovato interesse. Grazie per l'attenzione. Inviterei ora al tavolo il presidente della Regione Renzo Tessolin per un breve saluto istituzionale. Grazie di essere qua, tutti voi. Grazie alla Presidenza del Consiglio per aver creduto in questo lavoro. La vostra presenza così importante oggi è segno di attenzione verso una tematica che per un valdostano rappresenta qualcosa di unico, di sicuramente da imitare, io penso, nel panorama di quelle che sono le normative a livello nazionale e internazionale, qualcosa che
deve caricarci di responsabilità. Un tema che sicuramente sarà stato affrontato all'interno di questo lavoro, del quale ringrazio il professor Louvain e i suoi collaboratori, in maniera puntuale, di confronto, come diceva il presidente Bertin, dando una lettura a 360 gradi di quello che è la situazione del passato, ma soprattutto nel volerla attualizzare per quelle che saranno le sfide del futuro. È un modello che sicuramente è ancora valido e efficace. In questa sala ci sono più di un presidente della regione che ha vissuto delle situazioni di ordinarietà, ma soprattutto di straordinarietà. E questo modello penso che proprio nei momenti di difficoltà abbia permesso alla regione autonoma di uscire da delle situazioni complicate che in altri territori magari venivano gestite con molta più difficoltà e molta meno efficacia. Ecco, penso che questo momento di informazione, di divulgazione, di approfondimento possa servire a tutti noi per renderci conto del patrimonio che abbiamo e per valorizzarlo nel futuro, nella maniera, massimizzarlo nel futuro nella miglior maniera, in modo da conservarlo e svilupparlo nel migliore dei modi possibili. Penso che questo sia l'obiettivo del lavoro, mettere a fattor comune tutta una serie di informazioni, ma soprattutto per rilanciare quelle che sono le nostre opportunità che arrivano da lontano ma che possono andare molto distante. Grazie e buona serata a tutti. Bene, partirei ora dalle conclusioni di questa ricerca, non perché voglia, come si dice oggi, spoilerare gli esiti, ma semplicemente perché l'invito è rivolto dai curatori ad un maggiore sforzo comunicativo sulla reale portata di queste funzioni prefettizie, sulla responsabilità in capo ai titolari, sposa bene il senso di questa serata. La domanda che rivolgo al professor Louvain è perché in questi anni non si è mai sentita l'esigenza di approfondire questa tematica. Buonasera. Dovendo rispondere subito alla domanda, salterei in blocco dei saluti e dei ringraziamenti. Vedrò di essere estremamente sintetico perché altrimenti metà del tempo che mi sarà concesso se ne andrebbe. Io ho grande gioia nel vedere qui presenti tante persone che sono state indispensabili nel ricostruire un mosaico così complesso. Li ringrazio non solo nella parte istituzionale del Consiglio regionale e del suo presidente Alberto Bertin, che ha avuto fiducia nel dare questo mandato a un'istituzione universitaria senza vincoli di risultato in termini di dimostrazione, di tesi, ma con assoluta libertà scientifica, dato non consueto e particolarmente prezioso. Ringrazio il governo regionale e in qualche modo anche attraverso il presidente Testolin tutti i suoi predecessori, ormai anche molto numerosi e molti di questi ancora estremamente giovani e in grado di fornire a me, che ho raccolto delle testimonianze, un materiale di estremo interesse, un filtro di quanto hanno vissuto personalmente nei tanti momenti di crisi che ha attraversato anche sotto diversi profili la regione o comunque di complessità gestionali. Ringrazio tutte le forze dell'ordine, il questore, sono qui a ringraziare un questore che ha oggi altra sede, ma in modo particolare mi preme ringraziarlo per questa visita alla Valle d'Aosta e questa testimonianza di interesse per una materia della quale ho avuto il piacere di sulla quale ho avuto il piacere di intrattenermi a lungo con lui, traendone un gran numero di spunti di riflessione e di angolature visuali che non erano consuete. Aggiungo anche che sono grato attraverso i rappresentanti del
di organismi e di forze di polizia dello Stato, anche alle istituzioni ministeriali del Ministero dell'Interno. Abbiamo avuto un'interlocuzione di altissimo profilo con la prefetta Perrotta e con il prefetto Gambacurta, che sono due delle colonne della dirigenza del Ministero dell'Interno e che hanno aperto all'interlocuzione più franca e più spontanea la discussione, in modo che potessimo anche arricchirci del punto di vista che è meno conosciuto, quello di chi vede in qualche modo la vicenda dall'altro lato dello specchio. Poi coralmente il corpo amministrativo e dirigenziale in particolare della Regione Valdosta e del suo Consiglio regionale, tutto molto disponibile, tutto molto collaborativo nel mettere insieme una mole di dati non indifferenti, che grazie anche all'ausilio interpretativo che mi hanno offerto, che ci hanno offerto, ci ha permesso di capire molto meglio qualcosa che era assolutamente sconosciuto. Devo dire, è un terreno vergine questo, un terreno particolarmente interessante per degli studiosi naturalmente, ma molto interessante credo anche per la comunità che ha vissuto naturalmente in questi 70 anni, e cerco di avvicinarmi al tema che mi hai proposto, ed è del perché non ci si è mai interrogati a fondo. Non ci si è interrogati a fondo forse perché la vicenda è arrivata in una maniera del tutto inaspettata, quando nel calor bianco dello scontro del periodo annessionistico, delle grandi manifestazioni popolari, rassegnava le dimissioni l'ultimo, anzi il penultimo prefetto della Valle d'Aosta, il professor Passeren d'Antreve, Alexandre Passeren d'Antreve. Gli succedette un prefetto di breve durata per arrivare fino alla transizione qualche mese dopo, con l'insediamento delle autorità della circoscrizione autonoma Valle d'Aosta e con la presidenza Chabot in particolare. È nato tutto in modo casuale, non era un disegno quello che avevano in mente da Roma nell'estate del 1945, quando si discuteva a fondo su che cosa riconoscere come autonomia alla Valle d'Aosta, e quello che è apparso certo dalla ricostruzione dei fatti è che si sapeva quello che non volevano allora i valdostani: non volevano continuare un'esperienza che non era stata positiva, soprattutto nei suoi ultimi anni, quando il regime fascista aveva dato, vorrei dire, i suoi frutti peggiori, e quindi il ruolo anche prefettizio, poi negli ultimissimi anni il ruolo sostanzialmente prefettizio era sfumato in un ruolo unitario svolto da un'autorità, da un capo di ispirazione politica, e quindi volevano esprimere diversamente la loro autonomia. Ne è nato una non decisione, una transizione che si immaginava forse provvisoria, perché evidentemente Federico Chabot era un uomo che era depositario di una grande fiducia e di un sostegno molto forte da parte del governo centrale, ma è una situazione transitoria che, come a volte succede, è diventata definitiva, curiosamente non costituzionalizzata nello statuto. Questo mi aveva sempre intrigato, come questione. Non ero mai riuscito a capire fino in fondo, e credo che fosse il solo, perché nello statuto non fosse stata ripetuta quella formula, come erano state ripetute altre formule sulla zona franca e di altri profili. Ed è solo stato studiando, perché la studio a volte aiuta, studiando meglio gli atti della Costituente, che sono riuscito a capire che il prefetto allora erano in tanti a non volerlo. Una buona parte dell'Assemblea Costituente era contraria alla riconduzione della figura prefettizia, che sia nella sua forma liberale a forte venatura politica, cioè di controllo anche clientelare degli elettorati locali, sia nella sua forma fascista, non aveva esattamente lasciato delle prove di straordinaria positività. I prefetti della Liberazione, alcuni dei prefetti della Liberazione sono prefetti politici, sono esponenti di altissimo livello etico, culturale, politico, non dei funzionari, non tutti dei funzionari di carriera. C'è una breve parentesi nella storia repubblicana, e c'è
uno scontro durissimo alla Costituente. Sono molti i personaggi anche di prima fila delle forze politiche nazionali a non volerne sapere della riconduzione. Se guardate, la Costituzione non cita il prefetto. Il prefetto non è un organo amministrativo costituzionalizzato. Da lì si capisce questo silenzio statutario e si capisce come qui nella piccola Valle d'Aosta queste cose abbiano continuato ad andare in un certo senso, ma con un'idea che è espressa in maniera geniale, a mio modo di vedere, da Emilio Lussu nel difendere la posizione forte del Presidente della Regione come rappresentante del governo e di dire: ma cosa volete che mandiamo su qualcuno? Chi meglio del Presidente di questa Regione può interpretare le esigenze di legalità anche nei confronti degli apparati pubblici, delle forze dell'ordine e così via, dando credito a una formula che si è dimostrata vincente. Non è una formula che sia piaciuta sempre a tutti, e questa è una storia non scritta di che cosa effettivamente abbiano visto da Roma nell'assenza del prefetto istituzionalmente deputato a questa funzione come appartenente ad un corpo dello Stato, perché questo ogni tanto noi lo dimentichiamo, perché i prefetti sono una delle figure meno conosciute dell'ordinamento, ma sono persone che appartengono ad un corpo prefettizio che ha una storia lunghissima, secolare, che ha una formazione particolare e che svolge una gamma molto ampia di funzioni nell'interesse, oggi si dice prevalentemente, della legalità, della neutralità, eccetera, ma che in passato, lo sapevano bene in Assemblea Costituente, si era piegata anche ad altri interessi. Quindi questa situazione che si è creata in Valle d'Aosta era una situazione, io credo, un po' di disturbo rispetto a un quadro generale. Notate che i francesi, che osservavano con molta attenzione quanto stava succedendo all'Assemblea Costituente, quando scoprirono che i valdostani avevano ottenuto questa concessione di non avere un prefetto statale, furono sbalorditi. Abbiamo ritrovato traccia delle relazioni conservate ancora dagli archivi di Stato che dimostrano questa grandissima sorpresa. Ma come? Gli italiani non nomineranno un prefetto in Valle d'Aosta. Cosa singolare, cosa che probabilmente sarà ritornata nella testa di qualcuno, perché intanto la Valle d'Aosta in realtà ha avuto qualcuno che ha fatto accanto al Presidente della Regione delle funzioni di tipo prefettizio in maniera molto discreta, molto riservata, direi segreta, ed è stato il Presidente della Commissione di Coordinamento che, come appartenenza di corpo, è sempre stato un prefetto del Ministero degli Interni e che ha svolto una delle funzioni che altrove sono normalmente svolte dai prefetti, la funzione di intelligence, di sapere che cosa succede sul territorio, quali sono i motivi di fermento, di tensione che ci sono, l'occhio e l'orecchio del potere centrale, naturalmente, in maniera del tutto normale, come avviene anche in molti altri sistemi e ordinamenti, ma questa funzione, ecco, bisogna dirlo, il Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta non l'ha mai svolta nei confronti dei governi centrali. E anche lì ci siamo sempre chiesti: ma perché non l'hanno mai svolta? Siamo arrivati ad una conclusione che ci è stata resa evidentissima dal fatto che qualche anno fa sono stati depositati gli archivi della Commissione di Coordinamento a Torino, all'Archivio di Stato, e alcune comunicazioni interne riservate dell'epoca hanno aperto in qualche modo una visuale diversa sul problema, in particolare con una lettera dell'allora Presidente del Consiglio della Valle, non come questo Presidente di Assemblea, ma Presidente della Regione, che era Federico Chabot, che in fase di uscita, negli ultimi giorni prima di lasciare la carica, diceva: non fidatevi tanto di quelli che verranno dopo di me, non facciamo nomi, non facciamo cognomi, ma insomma, non fidatevi tanto, tenete riservato questo ruolo di intelligence che io ho svolto, sostanzialmente, meglio è che d'ora in poi vi riferiate al Presidente della Commissione di Coordinamento. E da allora c'è stata una specie di split, di divaricazione, di funzioni
implicita. Il Presidente della Valle non ha mai rivendicato questo ruolo, non ha mai chiesto di poter essere lui questo interlocutore, come dire, riservato, ecco, sul piano nazionale, e questa funzione è stata svolta da chi in teoria doveva solo controllare delle delibere amministrative e svolgere un'attività di controllo legislativo, e che invece ha svolto parallelamente e riservatamente questo ruolo. Questa è una delle originalità del sistema. Non tutto il blocco, anche se possiamo dire la grandissima parte delle funzioni prefettizie sono ricondotte al Presidente della Regione, ma qualcosa per le vie della storia è scappato. Nonostante questo, anche così leggermente depotenziato, a questa figura dava fastidio. Io dico un po' di cose, poi vado a chiudere, ma credo sia utile fornire qualche informazione all'uditorio su questo. Nel corso della storia, in particolare negli anni 60, un periodo, uno snodo delicato dell'autonomia valdostana, siamo negli anni del ribaltamento di fronti, la chiusura dell'esperienza della Giunta del Leone, la nascita del centro-sinistra, la crisi del fil di ferro, proprio visto che qui siamo nelle immediatezze del luogo in cui si svolsero i fatti. Nel 66 l'allora presidente della commissione di coordinamento scriveva un articolo su una rivista giuridica nazionale dicendo: tutto nullo, non ha nessuna legittimità quello che viene fatto, non può esserci un soggetto non statale che svolge delle funzioni statali. Questa è stata una tesi molto pericolosa, una tesi abolizionista in qualche modo, che però non ha trovato sostegno, non ha trovato aperto concorso da parte delle autorità. Quando poi la situazione si è normalizzata, abbiamo avuto ancora dei tentativi in qualche modo di erodere, ma molto più limitatamente, questa competenza. Abbiamo avuto delle situazioni nelle quali il conflitto è stato molto sotterraneo, con una certa erosione di competenze che era stata condotta dal Ministero degli Interni, e che è stata l'occasione d'oro per la Valle d'Aosta di vedere chiarito il senso di questa originalità istituzionale da parte di una persona che qui noi tutti dovremmo ricordare e ringraziare per lo straordinario aiuto e sostegno che ha dato all'autonomia valdostana, e che è stato il professor Valerio Onida. Valerio Onida nel 2003 si trovava ad essere giudice costituzionale quando con la sua penna così elegante ma anche ferma chiarì che il fondamento delle competenze prefettive era prestatutario e che non sarebbe stato messo in discussione in nessun modo se non con la volontà concorde dello Stato e della Regione. Cioè, il punto di equilibrio, la sintesi, la formulò in quel modo Valerio Onida, e credo che fece un'opera assolutamente magistrale in questo senso, pacificando qualsiasi discussione che avrebbe potuto ancora sorgere e mettendo sul canale poi delle norme d'attuazione l'eventuale regolazione futura dei rapporti su questo terreno, cosa che effettivamente poi anche in qualche caso è avvenuto. Quindi un'occasione interessante per aprire una pagina quasi sconosciuta della nostra storia. E poi, lo diremo più tardi se avete piacere di saperne di più, anche di capire come questa macchina regionale abbia reagito, come si sia in qualche modo ibridata, ecco, contaminata con queste funzioni statali, al punto da avere, questo è stato per me una grande sorpresa, interessantissima sorpresa, di avere una interconnessione tra competenza statale e regionale che pervade tutta la macchina, che attraversa gli organi dell'amministrazione e che fa svolgere l'amministrazione in un modo diverso, a volte straordinariamente più efficace. Io porto solo ad esempio la questione della protezione civile, che mi è stata sottolineata con grande forza come un momento di estrema immediatezza, concentrazione, rapidità di intervento, cosa che ho poi potuto vedere confermato anche nell'analisi della vicenda della crisi del coronavirus. E quindi
di vedere come la regione si sia attrezzata, abbia reagito positivamente nel complesso. Si diceva poco fa giustamente, anche momenti di crisi, messa in discussione anche di questa possibile, questo possibile cumulo di funzioni. Da questo punto di vista noi nel libro abbiamo reso testimonianza di posizioni politiche differenziate, di opinioni anche diverse che sono state espresse a livello politico e che non solo hanno tutta la loro legittimità, ma hanno anche molto interesse, perché credo che sia banale, banalizzante anche pensare che siccome ce l'abbiamo tanto vale, è meglio. Bisogna rendersi conto del perché, del come si può utilizzare meglio, e da questo punto di vista utilissimo è stato l'apporto della dirigenza regionale, del funzionariato regionale, che mi ha aperto gli occhi. Io sono stato un po' il tramite anche rispetto all'apporto di altri studiosi e colleghi nel andare a vedere come concretamente, mettendo le mani nel motore proprio di come funzionano queste procedure sanzionatorie, queste procedure di controllo che vengono svolte in funzione prefettizia, ma con un corpo amministrativo, io posso dirlo tranquillamente, che va elogiato per la sua neutralità. La funzione pubblica regionale è attenta a questo, ne è perfettamente consapevole. Io non ho registrato punti dolenti, eppure sono stati sentiti e consultati sotto un'assoluta riservatezza, nessuna opinione personale di queste persone, sia degli ex presidenti, sia del funzionariato e della dirigenza, viene addebitata di opinioni personali, c'è una ricostruzione sempre generale, ma da nessuna parte è emerso il senso di un venir meno alla legalità, quantomeno di una volontà di piegare la legalità sotto l'effetto di pressioni individuali o di altra natura. Mia personale opinione è che questi poteri, lungi dall'essere dei superpoteri, del rendere questi presidenti dei superpresidenti, siano in realtà un fardello non indifferente, siano un peso e una responsabilizzazione maggiore che essi si ritrovano sulle spalle. Comunque questo rimane certamente un tema delicato. La prova del 9, se vogliamo, che si è avuta proprio in occasione della crisi, prodotta dalle indagini, dalle inchieste sulla criminalità organizzata, è una prova che in tutta tranquillità mi sento di dire che la regione ha superato, questo modello di regione ha superato brillantemente, perché è stato condotto il percorso non facile anche perché privo di guida, non aveva nessun riferimento normativo preciso, è stato condotto grazie all'intelligente operato di chi ha amministrato sia a livello politico che a livello tecnico, e da questo punto di vista c'è un cuore nel cuore che è dato dall'ufficio di gabinetto, eredità della provincia di Aosta. È potuto ricostruire proprio la continuità personale anche tra il 45 e il 50 intorno a questa figura. Comunque l'apparato ha dimostrato di saper affrontare queste cose in maniera molto molto oculata, molto attenta, e credo che non si sarebbero ottenuti risultati diversi in termini operativi in altri contesti. Rimane una questione molto complessa, ma di questa i politici sono consapevoli, nell'osservatorio, nella funzione che deve essere svolta non solo dalla Presidenza della Regione, ma da tutta la Regione in termini di legalità. Ma questo è un tema vasto, un tema che sicuramente non vede il fatto di avere un presidente in funzione anche di prefetto come ostacolo all'operato regionale. Ecco, spero in qualche modo di avere dato qualche primo spunto di riflessione, ma sono molto contento che siano qui con noi due colonne del diritto costituzionale, del diritto comparato in Italia, il professor Giancarlo Rolla di Genova e il professor Matteo Kosulic di Trento, che sono sicuramente più obiettivi di me anche nel poter parlare di questo modello, che loro hanno approcciato con uno sguardo diverso dall'interno dell'ordinamento italiano e dalla prospettiva comparata. Grazie.
Lo diceva appena adesso il professor Louvain. Il professor Rolla si è occupato in particolare di comparare il modello valdostano italiano ad alcuni ordinamenti giuridici europei. In particolare si è soffermato sul modello valdostano, il perché ce lo spiegherà lui nel suo intervento. La mia domanda è se questa figura dei prefetti, che lui è andato appunto ad analizzare in altri contesti, sia una figura che va salvaguardata e quindi va promossa, o una figura invece che ha fatto un po' il suo tempo. Intanto grazie, grazie sia al Presidente del Consiglio regionale, sia all'amico Louvain che mi ha avvicinato a questa problematica. Io volevo cercare di rispondere a questa domanda prendendo spunto da due profili tra i molti possibili di interesse del lavoro compiuto dal professor Louvain. Allora, il primo è quello di aver puntato i riflettori su un profilo qualificante della specialità regionale che evidenzia la diversa qualità della sua autonomia, non solo rispetto alle regioni ordinarie, ma anche rispetto ad altre regioni ad autonomia speciale, che rendono quindi necessario classificare bene la collocazione della Val d'Aosta. E in secondo luogo di avere posto all'attenzione di tutti noi un tema che richiama in causa proprio delle teorie più generali su che cosa è lo Stato composto e che rapporti nello Stato composto debbono esistere tra l'amministrazione decentrata dello Stato e l'autonomia riconosciuta ai territori. Per chiarire meglio la mia posizione, volevo fare brevemente una classificazione che può essere utile, dicendo che in Europa convivono con intensità diversi tre tipi diversi, differenti di autonomia. C'è una forma di federalismo che potremmo chiamare originario, che nasce dall'esperienza della Svizzera, che poi sarà ripresa, mutuata a sua volta dall'esperienza nordamericana, che considera l'Unione federale come un patto, un accordo tra i territori. Quindi un patto come libera unione di territori giuridicamente uguali, che decidono essi di individuare le competenze da trasferire al ruolo, all'azione della federazione. L'altra esperienza, l'altro tipo di federalismo presente in Europa, quello forse più diffuso, è invece un federalismo di tipo devolutivo, che trova diciamo la sua origine, il suo prototipo proprio nella concezione dello Stato addirittura di tipo prussiano, quindi ad una costituzione della fine del 1800, che si era contrapposta all'accentramento francese, preferendo un ordinamento che riuscisse a contemperare l'unità della nazione con la salvaguardia dei diversi territori che si erano confederati in seguito al Congresso di Vienna. Questo modello sarà poi riproposto dalla Costituzione di Weimar del 19, dalla Costituzione austriaca del 1920 e dalla Costituzione tedesca del 49. Nella sua variante più recente, questo federalismo unitario si regge schematicamente attorno a tre principi, a tre criteri. Il primo è quello della omogeneità, perché i territori, i Länder, hanno gli stessi vincoli che ha la federazione e la loro autonomia non è considerata un diritto, ma una garanzia istituzionale che si deve manifestare all'interno della legge, quindi garantita all'interno della legge. Il secondo principio di questa visione del federalismo è il principio della lealtà federale,
che vincola sia il livello locale che quello centrale e che obbliga tutte le parti a tenere una condotta rispettosa del principio di solidarietà. Quindi un federalismo che è unitario ma anche cooperativo. E questa funzione cooperativa si manifesta essenzialmente nella struttura del bicameralismo, di cui una delle due camere, come è noto, è rappresentativa dei diversi territori. Il terzo modello, molto profondo ma anche ispirato dal secondo, è il regionalismo omogeneo, che ha avuto la sua prima formale, completa realizzazione nel titolo quinto della Costituzione, che ha questa caratteristica di essere un regionalismo di tipo devolutivo, quindi cioè che le funzioni, i compiti dei territori, delle autonomie locali, territoriali, sono definite come hanno il loro ruolo motore nel legislatore nazionale. Non lascia dubbi la formula, pur avendo anch'io dei dubbi, dell'articolo 5, quando dice che usa l'espressione promuovere. È lo Stato, la Repubblica, che promuove l'autonomia e il decentramento. Quindi un regionalismo opposto al federalismo svizzero e nordamericano, di tipo devolutivo. Ecco, all'interno di questi si pone un terzo tipo di autonomia, una intermedia, che si basa, a mio modo di vedere, sul principio dispositivo, cioè che le comunità territoriali hanno dei margini di manovra per definire il loro livello di autonomia, quindi non devolutivo ma dispositivo dei territori. Attualmente questo modello si ispira alla Costituzione spagnola della Seconda Repubblica, 1931, la quale individuava una forma di autonomia che consentisse, regolata dall'alto, unitaria, ma che consentiva ai territori diverse opzioni. Quindi si introduce un'idea di asimmetria sotto il profilo delle competenze, e in questa asimmetria si riconosce anche la possibilità che territori storici, dotati di una loro identità storico-nazionale, possono avere un livello di autonomia differente. Questo è importante perché ispirerà il discorso nostro. Ecco, in questa realtà io inserirei, per esempio, la Costituzione del Belgio, che è un po' un ibrido tra federalismo e regionalismo. Tant'è vero che lo stesso testo della Costituzione dice che il Belgio è uno Stato federale composto da regioni e comunità territoriali, quindi due entità diverse. Inserirei ovviamente anche la Costituzione spagnola del 78, perché riconosce quelli che loro chiamano i fatti differenziali, cioè quelle peculiarità territoriali e anche che hanno diverse regioni e anche la specificità delle nazionalità storiche, quindi Paesi Baschi, Galizia e Catalogna. Ecco, le nostre italiane regioni speciali rientrano, a mio modo di vedere, all'interno di questa tipologia di regionalismo, molto influenzata dalla Costituzione spagnola del Trentino. Perché i poteri erano non solo dei poteri più intensi delle regioni speciali, ma erano giustificati da una specificità storica, cioè da una presenza tradizionale, di tradizioni giuridiche, di diritti storici, di forme organizzative e gestionali del tutto differenti. Ecco, all'interno di questo mondo, chiamiamo
del regionalismo asimmetrico, a mio modo di vedere la Val d'Aosta e anche la Sicilia occupano una posizione specifica, particolare, che nasce dal fatto, e qui poi mi collego a quello che ha detto ora Louvain, che sono stati approvati prima del titolo quinto della Costituzione, quando ancora non si sapeva quale sarebbe stata la soluzione. E questo giustifica la posizione innovativa che la regione Val d'Aosta ha saputo assumere su un punto di organizzazione fondamentale, che è quello del rapporto con l'amministrazione statale. Questo è a un suo modo più emblematico nel testo nella specialità della regione Val d'Aosta, ma è presente anche nella regione siciliana, perché le funzioni del prefetto hanno come loro funzione il governo, il capo del governo regionale è il rappresentante nella regione del governo dello Stato. Ecco, come interpretare questo fatto? Perché non era affatto, a mio modo di vedere, come accennato, chiaro che la configurazione dei rapporti tra le regioni e l'amministrazione decentrata dello Stato non dovesse rimanere isolata al caso della Valle d'Aosta o isolata al caso della Sicilia. Richiamo, per fare brevità, tre interventi in Assemblea Costituente di tre grandi giuristi. Primo, Costantino Mortati nel 1946 aveva detto, intervenendo nel 1946, si può fare a meno del controllo esterno nei confronti delle regioni, cioè dell'intervento di organi dello Stato centrale. Bisognerebbe invece ricorrere al controllo interno, attraverso l'interessamento dei cittadini alla cosa pubblica o a sistemi di azioni popolari. Aveva detto ora l'amica e collega Louvain, che i francesi furono sbalorditi dalle cose. Ma se avesse sentito l'intervento di Zuccarini, francesi, che era un altro componente, lui ha detto: il prefetto è un organo che ha determinato la scandalosa sorpresa degli osservatori inglesi e americani. Intervento. Per le quali una figura come quella del prefetto nella vita politica sarebbe inconcepibile. Quindi ho preso per sicurezza. Un altro, per entrare poi a un punto più delicato, un altro giurista che è stato anche non solo uno dei principali costituzionalisti, ma anche giudice costituzionale, Vezio Crisafulli, intervenendo con un articolo sul contenzioso tra il governo De Gasperi e lo statuto e la regione siciliana, per quanto riguardava queste problematiche, ha detto il silenzio della Costituzione a proposito della posizione dei prefetti è strumentale all'intenzione di attuare con legge ordinaria una riforma dell'amministrazione locale che superi questo tipico residuo storico di ordinamenti accentrati su basi burocratiche. Quindi il silenzio non voleva dire una dimenticanza, ma non una previsione di un ruolo costituzionale. E quindi purtroppo però c'è da dire che questo che poteva essere, diciamo, una apertura di prospettiva della scelta costituente, si è tradotto, il silenzio è stato tradotto non come una non come è stato introdotto come una non scelta
e come una no, che ha facilitato la continuità dell'istituto prefettizio, contrariamente a quello che emergeva dal parere di alcuni costituenti su questo interrogativo, per cui la figura del prefetto ha ripreso, indipendentemente dalla nascita delle regioni speciali, prima delle due regioni speciali e poi anche di altre, il suo normale percorso. Direi anche indipendentemente da quello che ha detto la formulazione originaria dell'articolo 130, in cui si dice l'amministrazione nel territorio delle comunità regionali saranno assunte da un delegato del governo che le coordina con l'amministrazione propria della comunità. Invece cos'è successo? Che nel tempo siamo arrivati in una, a mio modo di vedere, malaugurata riforma legislativa, il decreto del 99 del 300, che ha soppresso l'organo di raccordo regionale e ci ha messo il prefetto alle cose, quindi annullando tutto quel processo su cui si erano mossi i nostri costituenti. Ecco, se ho ancora qualche minuto, ecco, volevo dire che invece questo percorso dei nostri costituenti è stato colto dai costituenti spagnoli, che nel 1978, quando hanno elaborato dopo la morte di Franco il nuovo testo della Costituzione, hanno avviato un processo che si è ispirato al nostro articolo 130 ed ha progressivamente superato la figura del governatore civile, così come era impostato originariamente ai tempi della monarchia spagnola e ai tempi poi della fase autoritaria di Franco, no? Il governatore civile svolgeva delle funzioni simili al prefetto durante il periodo del fascismo. Infatti nel 1980 la figura del governatore civile è stata tolta in Catalogna e nei Paesi Baschi, sostituendola con un organo rappresentativo. Poi successivamente nel 1982 il controllo dell'ordine pubblico è stato attribuito alla figura dei governatori, che era una figura simile al nostro commissario del governo. D'altra parte, linguisticamente, la figura del governatore riprendeva le due esperienze repubblicane spagnole, no? Mentre invece l'altra figura, chiamiamola prefettizia, quella del governatore civile, del delegato, del governatore civile, riprendeva quella spagnola. Quindi si è favorito il ruolo del delegato del governo a scapito dei governatori, quindi una dinamica opposta alla revisione costituzionale che noi abbiamo fatto nel 99, eliminando la figura del commissario del governo quando l'hanno messa in Francia, no? come ruolo generale. Poi le valutazioni ora non rientrano. Vorrei dire quindi un elemento di commissione. Con una conclusione, se mi consentite, un po' polemica rispetto ad alcune tendenze attuali. Ora, si può dire quindi che il nostro regionalismo, rispetto alla carica di rottura che ha avuto il regionalismo speciale, e in particolare il caso che abbiamo richiamato prima, non è stata colta e si è progressivamente quindi affermata una narrazione che, leggendo alcune audizioni parlamentari recenti, di cui non cito l'anno né
Nicosi, però sono termini virgolettati, no? In cui queste audizioni parlamentari con interventi di esperti hanno auspicato un ripensamento circa, tra virgolette, la differenziazione tra regioni ordinarie e regioni ad autonomia speciale, fanno salvo il Trentino, alla luce del fatto che sono probabilmente da ritenersi superate le ragioni che portarono alla loro istituzione le regioni speciali. Ecco, ora per concludere vorrei riprendo un po' un titolo di un cantautore della mia città di André, che un titolo che diceva in direzione ostinata e contraria. Ora, questa direzione ostinaria e contraria riguarda un po' la rimozione delle motivi delle specialità regionali e dei motivi delle autonomie del territorio. Ecco, in questo tentativo di cancellare i punti attivi delle scelte costituenti, rientra un po' il discorso del regionalismo asimmetrico di cui si sta parlando. Perché? Perché il regionalismo speciale si basa su delle solide identità collettive, sul riconoscimento della storia e della cultura di determinati territori. E esprime poi questo regionalismo, questa forma, una volontà dei territori di non rinunciare alla una propria originaria autonomia all'interno di una visione unitaria. Invece il regionalismo asimmetrico, mi riferisco alla revisione dell'articolo 116 dei tali, non tiene conto della tradizione storica, della storia dell'Italia, né alimenta la tensione unitaria su cui è nato il regionalismo, ma considera le materie regionali dell'articolo 117 in quello che gli spagnoli hanno chiamato bene con un'espressione tabla de quesos, cioè un tavolo, una vassoio di formaggi. Ecco, come quando si cena, si viene presentato un vassoio di formaggio per scegliere quale che uno vuole, no? Se è di un tipo, di una regione oppure l'altro. Ecco, l'articolo 116, senza alcun criterio specifico, sembrerebbe voler consentire alle regioni di scegliere da questo carrello dell'articolo 117 quei tipi di competenze che loro ritengono preferibili, incrinando quindi quella che è tutta la storia non solo del federalismo europeo ma anche del sistema regionale speciale ed ordinario, che si basano su due elementi: il principio di solidarietà e il senso di appartenenza a una comunità nazionale. Grazie. Grazie al professor Rolla. Prima di iniziare questo incontro discutevamo con il professor Kosulic e dicevamo che sicuramente sulle funzioni prefettizie in capo al presidente della regione la Valle d'Aosta è più speciale delle altre speciali. Infatti il modello valdostano non ha pari nelle altre autonomie. Però sarebbe interessante chiedere appunto al professore se il modello valdostano sarebbe esportabile ad altre autonomie in futuro. Grazie. Grazie, beh, io prima di rispondere a questa domanda vorrei ringraziare gli organizzatori, l'amico e collega professor Louvain, il presidente Bertin, per aver dato vita a questo incontro e prima ancora per avermi consentito di partecipare alla redazione di questo volume, permettendomi così di dare un contributo a un tema di mio grande interesse, qual è quello della specialità regionale, da un angolo visuale particolare e di forte rilevanza proprio con riferimento a questo territorio. Devo dire che condivido gran parte di quello che è stato detto sinora,
e vorrei, partendo da questa premessa, cercare di rispondere. Diciamo, potrei anticipare la conclusione dicendo che certo il superamento del tradizionale modello prefettizio in questa regione è un modello per le altre specialità ed è un modello al quale si potrebbe tendere. Ora cerco di argomentare come si arriva a questa conclusione. Allora, il primo punto, lo diceva molto bene Robert Louvain poco fa, è che in fondo si arriva a questo modello valdostano in modo casuale, no? Si supera a livello prefettizio, diciamo nel crogiuolo della situazione immediatamente postbellica, in una, diciamo, situazione politicamente, militarmente molto difficile. A ciò probabilmente contribuisce anche la dimensione provinciale di questa regione. Noi sappiamo tutti benissimo che il prefetto si radica tradizionalmente nel dipartimento francese, che poi non è altro che la provincia italiana, quindi questa coincidenza di livello probabilmente ha agevolato questa scelta. Quindi una scelta forse appunto casuale, non sistemica, non sistematica, no? Diceva ottimamente il professor Giancarlo Rolla che le scelte regionali, in particolare in Valle d'Aosta, in Sicilia, ma non solo, le scelte delle specialità anticipano il disegno costituente, quindi sono scelte che nascono non in una prospettiva, diciamo, di sistematizzazione, ma in una prospettiva appunto quasi casuale. Però il compito degli intellettuali in genere e dei giuristi in specie, quali siamo noi, è esattamente quello di razionalizzare l'esistente. Quindi al di là dell'origine casuale, questa scelta va razionalizzata, portata a sistema e in qualche modo giustificata nel complesso del regionalismo italiano. E allora vorrei provare a dire due cose appunto sul complesso del regionalismo italiano che mi paiono molto necessarie alla luce, diciamo, dei dibattiti che ascoltiamo in questi giorni e che forse è particolarmente opportuno ripeterle, diciamo, in uno dei luoghi dove maggiormente nel nostro paese è vissuta la specialità regionale, come questo palazzo, come questa città. Ecco, quando ci si approccia con il regionalismo, bisognerebbe ricordarsi sempre del motto distingue frequenter, mentre in realtà si tende a fare esattamente il contrario, cioè si tende a omogeneizzare, no? Quando si parla di regioni, regioni ordinarie, regioni speciali, in realtà l'accento cade sempre sul sostantivo e mai sull'aggettivo. Si pensa alle regioni, soprattutto quando le regioni sono viste da Roma, la tendenza a vederle come qualcosa di omogeneo, mentre noi che siamo regioni speciali sappiamo benissimo che così non è. Non solo, ma bisognerebbe proseguire nel distinguere, perché non soltanto le regioni speciali, come cercherò di chiarire tra un attimo, sono qualcosa di ben diverso dalle regioni ordinarie, al di là dell'assonanza nominalistica, ma le stesse regioni speciali tra di loro sono profondamente differenziate. E tutto sommato, l'esperienza peculiarmente valdostana di questa scelta particolare per quanto riguarda le funzioni prefettizie è una conferma di questo dato, cioè della distinzione che si avverte anche all'interno delle regioni speciali. È anzitutto una distinzione tra regioni ordinarie e regioni speciali, che occorre ricordare perché, come veniva detto poc'anzi, no? si ragiona così con una certa, se posso, con tutto rispetto per gli autorevolissimi studiosi che l'hanno teorizzato, ma con una certa, diciamo, superficialità si teorizza il superamento della specialità come se la specialità fosse superabile. La specialità non è superabile per un dato banalissimo che è stato richiamato tra l'altro da un già presidente della Corte Costituzionale Gaetano Silvestri quando in occasione delle celebrazioni per la specialità Friulano-Giuliana proprio a Trieste, e guardo qui il collega che è lì a sede, ricordava che la specialità è un dato indisponibile per la revisione costituzionale. Perché è un dato indisponibile per la revisione costituzionale? Ma perché, come è stato detto, è un dato che preesiste alla Costituzione. Qui lo sapete
meglio di quanto lo sappia io, il decreto legislativo luogotenenziale 545 del 1945, luogotenenziale, appunto, appunto. Non c'era la Repubblica, non c'era neanche la Costituzione, è qualcosa che è venuto prima, come è venuto prima lo Statuto siciliano che veniva ricordato, come è venuto prima l'accordo dei Gasperi Gruber che fonda la nostra autonomia, l'autonomia del Trentino Alto Adige Südtirol e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è del settembre del 1946. E non c'era ancora la Costituzione repubblicana. L'Assemblea Costituente stava lavorando, lì ci sarebbe anche per inciso un vincolo internazionale che sarebbe opportuno magari maneggiare con una certa cautela, visto che ci sono responsabilità internazionali nel nostro paese. Però al di là di questo, il dato è che rispetto all'ordinamento repubblicano speciali si nasce, non si diventa. Cioè le regioni sono speciali non perché qualcuno benignamente a un certo punto ha deciso che alcuni territori regionali dovessero avere dei, virgolettato come si dice nei bar, privilegi come si dice nei bar o forse su internet ormai, ma piuttosto perché c'è un fondamento precedente e c'è un fondamento precedente che trova la sua radice, per riprendere quanto diceva il professor Rolla, in fatti differenziali, come direbbero gli spagnoli, cioè nel fatto che alcune parti del territorio nazionale presentano caratteristiche talmente peculiari da necessitare, 116,1 Costituzione, di forme e condizioni particolari di autonomia. Ora non devo certo raccontarlo a voi, ma non a caso, no? Le regioni speciali del nord hanno, le regioni alpine se vogliamo dire così, hanno la caratteristica di una popolazione caratterizzata da uno spiccato multilinguismo. Non ci sono molti altri luoghi in Italia dove la lingua italiana non è l'unica lingua ufficiale, ci sarà un motivo evidentemente, e per le regioni del sud vale naturalmente il discorso dell'insularità, sul quale tra l'altro, come sappiamo tutti benissimo, il nostro legislatore costituzionale ha posto un accento particolare nell'ultima legge di revisione costituzionale, aggiungendo un comma all'articolo 119, quindi richiamando il significato dell'insularità quanto a situazione di svantaggio che va in qualche modo compensata. Quindi ci sono dei fatti che poi si radicano anche in peculiarità culturali. Non è un caso, se andiamo a scorrere gli statuti speciali ci accorgiamo che le regioni speciali hanno molte competenze in materie culturali, e non è mica un caso che sia così. È così perché c'è la consapevolezza che in questi territori ci sono culture peculiari che vanno come tali conservate e valorizzate. Abbiamo la presenza di vere e proprie comunità, di vere e proprie comunità regionali in Trentino Alto Adige Südtirol, comunità provinciali, cioè di una dimensione comunitaria molto sentita, tra l'altro, molto vissuta dalla popolazione, molto più di quanto non sia in altre zone del territorio nazionale. Questo cosa implica? Cosa dovrebbe implicare come conseguenza? Che l'attribuzione a queste comunità di un particolare tipo di autonomia è indisponibile. È semplicemente indisponibile, non è qualcosa su cui si possa tornare, è un dato, ed è un dato che è servito per realizzare pienamente l'unità nazionale, per realizzare pienamente l'unità nazionale, perché è una delle grandi conquiste del nostro Costituente, della nostra Costituzione democratica, è stato quello di capire che un'unità nazionale si realizza nel rispetto delle differenze, non si realizza l'unità nazionale italianizzando i cognomi. Io, la mia famiglia c'è passata di qua, riuscendo a conservare il proprio cognome, ma ce l'ha passata, a Trieste ce l'ha passata. O italianizzando i toponimi, o imponendo l'uso dell'italiano. Non è così che si cercando di creare un'omogeneità falsa, ma è riconoscendo la differenza e realizzando l'unità nella differenza, ed è quello che si è riusciti a fare, è quello che si è riusciti a fare, e su questo terreno bisognerebbe forse andare avanti su questa linea, su questa impostazione. E ancora una battuta prima di venire al tema specifico delle funzioni prefettizie.
è stato evocato il comma terzo del 116, no? Quindi il cosiddetto regionalismo differenziato. Per carità, è una previsione costituzionale, quindi è assolutamente legittimo che si cerchi di attuare. Se è previsto dalla Costituzione, è una possibilità riconosciuta alle regioni ordinarie, è assolutamente legittimo che le regioni ordinarie, se lo desiderino, cerchino di attuare questa disposizione costituzionale, però nella consapevolezza che non è che così si diventa regioni speciali. Ci sarà qualche funzione in più, probabilmente, è possibile, ma qualche finanziamento in più, palesemente l'obiettivo è questo. Si riuscirà forse a trattenere qualche risorsa fiscale esatta sul territorio regionale in più, ma non è questo il dato che caratterizza le regioni speciali. Non così si diventa regioni speciali. È vero, lo sappiamo tutti benissimo, che nelle regioni speciali gran parte del prelievo fiscale esatto sul territorio è trattenuto a livello regionale, da noi a livello provinciale. Ma questa è una conseguenza, non è il dato di partenza. Non si è una regione speciale perché si trattiene il prelievo fiscale, si è una regione speciale per una serie di ragioni che ho cercato di illustrare brevemente, se volete su questo potremo parlare, non stasera, ma molto a lungo. E semplicemente da questo dato deriva la circostanza che la regione speciale ha più funzioni per esercitare queste funzioni, anziché chiedere più trasferimenti allo Stato, almeno nel Nord, trattiene il prelievo fiscale per esercitare queste funzioni. Saprete, immagino, che nelle province autonome la scuola è completamente provincializzata, cioè le province autonome, semplificando molto, pagano lo stipendio agli insegnanti. È chiaro che costa qualcosa questo dato, no? E come si fa? Trattenendo il prelievo fiscale, senza chiedere nulla in più a Roma, ma trattenendo gran parte del prelievo fiscale. Ma questa è una conseguenza della specialità. Cioè la circostanza che la scuola abbia una strutturazione provinciale è una conseguenza della particolare composizione linguistica della popolazione, che porta a far sì che certe scelte culturali siano rimesse alle province autonome. Di conseguenza la scuola è provinciale, di conseguenza deve essere finanziata, di conseguenza si trattiene gran parte del prelievo fiscale per finanziarla. Non si può rovesciare il ragionamento, non so se mi spiego, cioè partire dalla fine. Non è semplicemente dire trattengo il prelievo fiscale e di colpo divengo speciale. Manca tutto il resto, e questo mi pare, con questo di concordare con quanto diceva il collega professor Rolla, ci vorrebbe un po' di attenzione, altrimenti le specialità regionali rischiano di essere trascinate in un agone che non ci appartiene. Cioè si rischia di essere trascinate, si è visto anche, penso viviamo tutti nel mondo, quindi servizi giornalistici che dicono no, le speciali, si rischia di essere trascinati in un confronto che in realtà non ci riguarda, nel senso è una legittima aspirazione delle regioni ordinarie che va rispettata come tale, ma non ci riguarda. Premesso tutto questo, allora la scelta di affidare le funzioni prefettizie al presidente del Consiglio della Valle prima, al presidente della regione poi, ha un significato profondissimo. Appunto va sistematizzato, va organizzato. Sì, c'è una casualità nell'origine, ma c'è una ragione profondissima, perché vuol dire realizzare l'autogoverno. Cioè questa terra è la terra in Italia dove si è realizzato in misura più forte l'autogoverno, che non è soltanto autonomia, perché se ci pensate l'autonomia è alterità. L'autonomia è alterità, c'è lo Stato da una parte e c'è la regione dall'altra, cioè la sovranità dello Stato, come tante volte ci ha ricordato la Corte Costituzionale nelle sentenze, diciamo, un po' meno regionaliste che ogni tanto vengono emesse, no? Cioè, da una parte la sovranità dello Stato, dall'altra parte c'è l'autonomia della regione, che è tale soltanto perché lo Stato è sovrano. È d'accordo. Però accanto a questo c'è un dato invece di autogoverno, che è qualcosa di più, che prescinde da un dato relazionale, è la comunità che si autogoverna, è il self-government della tradizione anglosassone, che va al di là del rapporto con lo Stato. Le funzioni sono esercitate direttamente dagli enti esponenziali della comunità, anche funzioni che tradizionalmente potevano parere come tipiche dello Stato, diventano funzioni esercitate dalla comunità. E questo è un caso, cristallino di realizzazione di questo principio, uno dei pochi, non è frequente trovare qualcosa del genere in Italia, ma potrebbe costituire un modello, un punto di partenza.
anche quantomeno per altre specialità, che condividono una situazione simile, un po' come è stato, l'avrete presente immagino, proprio per l'idea che le autonomie speciali autofinanziano le funzioni che esercitano. Si è partiti, sapete, modificando il nostro statuto, cioè lo statuto del Trentino Alto Adige Südtirol, la parte finanziaria viene modificata in accordo con lo Stato. C'è stato un accordo, l'accordo di Milano, si è modificato lo statuto, si è prevista questa forma di finanziamento d'accordo con lo Stato e a questo punto i provinci autonomi si autofinanziano le funzioni che esercitano. Ma questo vuol dire, come ha riconosciuto la stessa Corte Costituzionale, banalmente, che le indicazioni che lo Stato dà a titolo di coordinamento finanziario non si applicano alle province autonome, perché nel momento che le province autonome si autofinanziano le funzioni non c'è nessun coordinamento finanziario da questo punto di vista. Quindi ad esempio in ambito sanitario abbiamo qualche ambito di maggior libertà di manovra in conseguenza dell'autofinanziamento dei sistemi sanitari provinciali. Questo dato è stato un modello per le altre speciali che, ad eccezione della Sicilia, che come saprete segue una strada completamente diversa, hanno adottato il principio, le altre tre speciali, per ultima la Sardegna, hanno adottato il principio dell'autofinanziamento delle funzioni trattenendo il prelievo fiscale esatto sul territorio regionale. La Sicilia ha scelto una strada diversa, è lo statuto, ma questo non serve forse neanche dirlo, è teoricamente lo statuto più autonomista che esista, no? Se voi leggete lo statuto siciliano c'è un livello di autonomia che fa pensare quasi a un ordinamento confederale, pensate a quello che era l'alta corte per la regione siciliana, cioè un organo che dirime i conflitti tra lo Stato e la regione siciliana, che è un organo arbitrale, era un organo di arbitrato, quindi la regione siciliana è posta sullo stesso piano dello Stato, però sappiamo benissimo che cosa è successo, poi non c'è stata l'attuazione, quindi in realtà per tante ragioni lì si è preferito diciamo avere i finanziamenti piuttosto che avere le funzioni, no? Diciamo c'è una certa, dovuto anche per carità a una situazione diciamo di minor benessere, questo bisogna avere l'onestà intellettuale di dirlo, quindi l'impossibilità di, non tutti i territori italiani possono allo Stato fare il discorso lasciaci il prelievo fiscale e non ti chiediamo nulla, esercitiamo le funzioni. È chiaro che per poter fare un discorso del genere bisogna avere, diciamo, la fortuna di stare in zone che per varie ragioni hanno avuto uno sviluppo economico forte negli ultimi decenni e quindi possono permettersi scelte di questo genere. Lì non era evidentemente possibile, però il dato è che si è scelta una strada diversa. Invece sulla strada della Valle d'Aosta certe specialità potrebbero procedere. C'è un forte interesse della provincia autonoma di Bolzano su questa soluzione valdostana relativamente alle funzioni prefettizie. E vi sarà noto, immagino, che quando si ragiona di prefetti, è vero che, e volevo ricordare, già richiamata da Robert Louvain, la sentenza 38 del 2003, redattore non a caso Valerio Nida, grande amico della Valle d'Aosta tra l'altro, che, oltre che del regionalismo, che afferma che soltanto in Val d'Aosta il sistema della sostituzione di organi e uffici regionali ai preesistenti uffici decentrati dello Stato fu realizzata compiutamente. Quindi il modello valdostano è secondo il modello che sta avanti, però è anche vero che se voi andate a cercare nel sito del, ho fatto questo facile esercizio, se andate a cercare nel sito del Ministero degli Interni i vari province italiane con i prefetti, ci ritrovate in tutte le province italiane tranne in Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, dove in realtà non trovate il prefetto ma trovate il commissario del governo, che sia una carica che è ricoperta da prefetti, però non è di per sé una prefettura. E questo porta come conseguenza che le funzioni di quest'organo siano disciplinate da norme d'attuazione. Questo, la struttura e le funzioni dell'organo sono disciplinate da norme d'attuazione. Cosa vuol dire? Sono disciplinate d'accordo, in accordo, tra la regione, le province autonome e lo Stato. Quindi è sì un organo statale, ma un organo statale che ha caratteristiche sui generis, che sicuramente lo avvicina, è il caso che più si avvicina al modello valdostano, che è dunque un modello cui guardare, secondo me, con grande interesse.
sicuramente per le province autonome, probabilmente anche per altre specialità, perché esprime appunto l'idea dell'autogoverno come la capacità di una comunità di autogovernarsi, che è un dato in fondo che sta alla base del riconoscimento della specialità regionale e che trova in questa scelta un'emersione particolarmente evidente, emersione che potrebbe essere presa appunto a modello da altre comunità provinciali e regionali che hanno dimostrato di avere la stessa capacità di esercitare in modo pieno la loro autonomia, e con questo vi ringrazio. Ringrazio il professor Kozulic. A questo punto affiderei le conclusioni finali al professor Louvain, o se qualcuno appunto vuole intervenire e porre delle domande. Sì. Grazie. Grazie. Io vorrei fare una domanda al coordinatore dello studio, al professor Louvain, perché questo studio è molto importante, arriva in un momento anche molto delicato per la Valle d'Aosta. È uno studio che ha una grande valenza dal punto di vista storico e culturale, ma anche sotto l'aspetto politico. Tutti sanno che in Valle d'Aosta c'è una situazione di grande instabilità da ormai un decennio, e quindi il Consiglio regionale è impegnato adesso a riformare la legge elettorale, e questo ha dei risvolti che riguardano proprio le funzioni prefettizie, nel senso che siccome una delle proposte che è in campo è quella di arrivare anche in Valle d'Aosta, come nelle altre regioni italiane, all'elezione diretta della maggioranza e del presidente, la prima obiezione che viene fatta a questa proposta è: ma in Valle d'Aosta non si può fare l'elezione diretta del presidente perché il presidente in valle ha anche funzioni prefettizie. Ecco, a me sembra che è un ragionamento che semmai dovrebbe portare alla considerazione opposta, cioè proprio perché il presidente in Valle d'Aosta ha più poteri che altrove, a maggior ragione dovrebbero avere i cittadini la possibilità, quando vanno a votare, di sapere chi le varie coalizioni, le varie liste intendono proporre alla presidenza. Comunque questa è una mia opinione, però la domanda che voglio fare a Louvain è questa: questa obiezione per cui in Valle d'Aosta, essendoci le funzioni prefettizie, alcune funzioni prefettizie, ho capito che non sono tutte ma molte funzioni, allora questo è un ostacolo, un impedimento perché in Valle d'Aosta si possa fare anche da noi l'elezione diretta del presidente? Punto. La domanda è posta senza tanti giri di parole e credo sia... Si sente? Mm-hmm. Sì. E credo sia doveroso rispondere senza tanti giri di parole. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro di ricerca che mette dei materiali a disposizione delle riflessioni, delle conclusioni che la politica nel senso più alto, più generale, più coinvolgente di tutta la comunità può trarne motivo di discussione e di riflessione. Dal mio punto di vista strettamente tecnico rilevo che la possibilità di un'elezione diretta del Presidente della Regione è una possibilità che è affidata dall'articolo 15 dello Statuto, come è stato modificato nella riforma costituzionale, e con un vincolo di solidarietà, vorrei dire, di interdipendenza eventuale con il Consiglio regionale, il vincolo cosiddetto del simul stabunt simul cadent. Se deciderà, questo è rimesso alla volontà delle istituzioni regionali, se deciderà la Regione di passare ad un sistema di elezione diretta, sappia che rimane questo collegamento
imprescindibile tra il presidente eletto e il consiglio eletto. Questa formula, a mio modo di vedere, mantiene strettamente collegato l'organo assembleare con il presidente e fa sì che non si metta in discussione la possibile, il possibile, vorrei dire il naturale, mantenimento di queste funzioni cumulate da parte di un organo eletto. Cambierebbe sì il soggetto legittimante, cioè ad eleggerlo, ad individuarlo, sarebbe il corpo elettorale contestualmente con l'elezione del Consiglio regionale e non più il solo Consiglio regionale. Ma questo, a mio modo di vedere, penso di non essere l'unico a vederla in questi termini, non altera le condizioni di affidabilità, vorrei dire, di consegnabilità di queste funzioni al Presidente della Regione. Il primo Presidente ad avere queste funzioni cumulate era Presidente del Consiglio e della Giunta. Questo non è stato visto come un ostacolo dal decreto luogotenenziale nel assegnare il compito di coordinare le forze dell'ordine, di rappresentare il governo in sede regionale. Io non vedo un motivo tecnico ostativo, si può discutere, si può opinare in termini più che altro di rafforzamento di stabilità, perché questo è stato poi, obiettivamente, non credo che sia materia segreta, la stabilità dell'organo presidenziale dell'intero governo è il tema in discussione, ma questa stabilità, ove fosse rafforzata, non potrebbe che venire, come dire, a confortare anche in termini di affidabilità il modello, in termini di continuità nello svolgimento di un'intera legislatura. Quindi potrebbe essere addirittura visto come un elemento migliorativo e rafforzativo del sistema. Tutto quello che si potrebbe dire in più sarebbe valutazione di ordine politico sulle preferenze, sulle opportunità. In termini di ostacolo alla evoluzione in senso, tra virgolette, presidenzialistico, anche se non sarebbe un sistema presidenziale, non è un sistema presidenziale il sistema delle regioni ordinarie e delle altre speciali che hanno un'elezione diretta. Altro è il discorso dei sistemi presidenziali. In questo caso io non rilevo un'incompatibilità di principio né una contestabilità, diciamo, del mantenimento. I temi che sono stati affrontati nel libro, peraltro, le obiezioni che riguardano la sostenibilità di questa doppia funzione, riguardano dei profili diversi, riguardano dei profili di maggior o minor neutralità rispetto all'azione politica. Io, peraltro, rilevo per inciso che a capo del sistema delle funzioni che sono di tipo prefettizio c'è un ministro degli interni che non è un organo tecnico, è un organo politico. Rilevo l'evoluzione e la grande attenzione del corpo prefettizio nel mantenere un assoluto equilibrio, una neutralità, ma anche una partecipazione. Questo è un profilo che a noi è sfuggito. È sfuggito perché noi abbiamo continuato a vivere con estrema immediatezza il rapporto con le nostre istituzioni e con il presidente trattino prefetto, espressione molto brutta d'altro canto che non rende giustizia a quello che è effettivamente un presidente di regione che svolge anche una funzione prefettizia. Ma il prefetto è cambiato in Italia, attenzione, il prefetto non è più lo stesso degli anni 40, degli anni 50, e oggi il prefetto deve rimboccarsi le maniche e mettere la sua persona al centro di una rete anche di composizione del conflitto sociale. Penso non soltanto al conflitto sindacale, ma penso al conflitto con le categorie, penso a quello che hanno dovuto fare i prefetti nel resto d'Italia nel momento delicatissimo della ripresa post-Covid e che qui ha fatto, mi permetterete di dirlo, a prescindere dalle valutazioni di tipo personale su chi ha svolto quella funzione in quel momento,
Ha svolto egregiamente avendo a disposizione tutti gli strumenti e tutti i ferri del mestiere, potendo capire esattamente, non mi smentiranno quelli che hanno collaborato tecnicamente a questo operato, far sì che si capissero le esigenze anche di carattere economico, anche di carattere sociale, proprio perché l'osservatorio della Presidenza della Regione non è un osservatorio del tutto estraneo a questa comunità, è un osservatorio centrale, presentissimo, è un interscambio, è uno snodo di rapporti continui con gli organi rappresentativi delle categorie, ma anche con il sistema delle autonomie locali. Io non vorrei aprire un tema che comunque vi lascio come tema di riflessione, ed è: cosa cambierebbe in una regione come questa? Ho provato insieme ai colleghi che hanno studiato questa materia ad immaginare, a fare uno scenario nel caso di, l'unica espressione utile che abbiamo trovato è decouplage, no? Di disaccoppiamento di queste funzioni. Pensate per un istante, nella prospettiva dei nostri comuni, avere da interloquire con una presidenza di regione che è anche presidenza di provincia, attenzione, con tutti i poteri che ne conseguono, e una prefettura. Questo creerebbe una triangolazione, una complessità di rapporto in un francobollo di territorio come questo, con una popolazione molto ridotta, che è una terra incognita. Cosa succederebbe in termini istituzionali di rapporto tra il sistema delle autonomie, la regione e un'eventuale futura prefettura? Questo è un tema che credo andrebbe affrontato, analizzato politicamente, discusso, perché lo scenario secondo me cambierebbe molto. Ciò che non è facile immaginare è quanta parte di regione dovrebbe essere décuplée, dovrebbe essere disallineata. Guardate che è una parte notevolissima. Quando qualcuno avrà la bontà, spero, soprattutto tra coloro che operano in questo settore, di leggere queste pagine, si accorgerà del volume enorme di amministrazione che viene svolta, di attività amministrativa che viene svolta in funzione prefettizia, naturalmente prolungando la funzione ordinaria di regione trattino provincia. Qualora venisse operato questo scorporo, io credo che avremmo, a parte i costi, cosa interessante tra l'altro, perché lo Stato dovrebbe chiedere una restituzione, siccome finora l'avete sostenuto con i vostri oneri, perché non ci restituite i soldi se facciamo noi come Stato queste funzioni? Ma anche superando questa ipotesi, che poi è il ribaltamento del principio di neutralità finanziaria per il quale determinate competenze non ci sono state rilasciate, dice no, se non pagate voi non vi diamo noi come Stato. Ma qui, se accettiamo il principio che si voglia creare un soggetto distinto, si avrebbe una situazione di estrema complessità, estrema delicatezza in un dialogo tra palazzi, ecco, che posso solo immaginare estremamente complicato. Io credo che anche di questo non siano del tutto inconsapevoli anche coloro che contestano la scelta del cumulo delle funzioni. Cioè, sanno che devono farsi carico dell'idea che questo introdurrebbe delle variabili di complessità estremamente forti. Quindi, per chiudere, chiedo scusa, sono andato oltre il richiesto. Dal punto di vista tecnico, la mia personale opinione, che posso dichiarare tranquillamente, è che non vedo ostacoli qualora cambino le formule elettorali riguardanti il meccanismo di elezione del Presidente della Regione. Non ci sarebbero ostacoli, non ne vedo nessuno, non ne ho trovato nessuno, a che vengano mantenute tranquillamente queste funzioni come sono state svolte in passato. I risvolti sono diversi e riguardano l'eventualità di un cambio, di un decouplage, e in questo caso varrebbe la pena di interrogarsi prima di fare delle scelte, prima di avanzare delle proposte, perché le conseguenze sarebbero indubbiamente enormi rispetto a questa comunità. Non è più la prefettura degli anni 40 con poche unità, con un corpo di competenze molto limitato. Le prefetture sono un organo silente, i prefetti sono una figura istituzionale silenziosa, poco avvertita se non nei momenti di estrema tensione, di estrema crisi, ma che ha cambiato pelle, è stato
noi l'abbiamo chiamato un camaleonte, insomma, cambiato completamente il proprio assetto, e noi abbiamo continuato con maggior continuità a fare questo. Ciò che è mancato, mi rivolgo, siccome sono ancora presente, e li ringrazio per l'attenzione anche dei numerosi componenti dell'Assemblea regionale, ecco, ciò che dovrebbe fare oggetto di estrema attenzione è l'incorporamento di queste nuove funzioni, soprattutto queste nuove funzioni di relazionamento sociale. Noi abbiamo il COSP, che è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per noi quasi naturalmente, spontaneamente organo regionale, ma che altrove è sempre gestito dalle prefetture e che qui sappiamo essere uno strumento importante di raccordo e collegamento, ma accanto al il COSP ha affiliato, ecco, nel tempo, si è moltiplicato, le sedi di discussione sono numerose e noi non abbiamo sempre seguito, ecco, l'evoluzione delle riforme. Qualche volta le riforme non sono andate tutte a buon fine a livello nazionale, anche le riforme di istituzione degli uffici territoriali del governo non sono state completate, ma noi non abbiamo interiorizzato molto le novità legislative. Un terreno sul quale abbiamo discusso anche con la prefettura, una prefettura con la quale vale la pena di dirlo, ecco, il rapporto storicamente molto molto collaborativo, molto buono, a prescindere dalle singole persone che lo hanno incarnato da una parte o dall'altra, insomma, è un dato storico questo, è un fatto, ecco. Però è un terreno sul quale si gioca di concerto, si gioca quasi convenzionalmente nel dare soluzioni ad hoc ai problemi. Forse un attimo più di chiarezza, di precisione anche normativa da parte di chi ha il potere normativo, legislativo e regolamentare anche, potrebbe essere di qualche utilità. Bene, grazie al professor Louvagne, direi che insomma, le conclusioni le ha anche già fatte e concluse. Non so se ci sono altre domande, più che altro chiederai ai relatori se hanno ancora il tempo di rispondere, perché so che hanno urgenza di rientrare a Trento, Trieste, quindi devo ripartire. Se c'è qualche altra domanda, altrimenti ringrazio tutti, ringrazio il professor Louvagne, curatore dello studio. Gli autori dei contributi, il professor Rolla e il professor Kosulic, ringrazio l'ufficio di presidenza. Ringrazio l'ufficio di presidenza per aver voluto organizzare questo momento di restituzione dello studio e auguro a tutti buona serata. Grazie. Merci.